Ciao! Lo so, dovevo fare questo video, dovevate vedere già questo video ieri per voi, oggi per me, doveva essere già online, ma lo sto girando ora perché ragazzi ho patito le pene dell'inferno con Fausto, che chi mi segue da tempo sa di cosa parlo. Il cambio di stagione è sempre molto, molto più doloroso. È valsa la pena, diciamo così, di aspettare, nel senso che se aspettavate questo video per avere un quadro generale, oggi cercherò di darvelo al 100%, perlomeno, e qui ci tengo a sottolinearlo, per le cose che si sono viste sulle passerelle, per le cose che si iniziano a vedere ora con le nuove collezioni nei negozi. Ovviamente, per rendersi davvero conto di quello che andrà, ce la dobbiamo mettere, quindi dobbiamo uscire e vedere in giro quali sono i capi che poi si sono realmente sfruttati di più indossandoli, quali invece sono solo di tendenza ma si è visto poco. E poi ovviamente ragazzi, che vada di moda, lo devo dire sempre perché mi va, è una cosa che dobbiamo ricordare, che vada di moda, che non vada di moda, che sia degli anni 30 e a noi piace, ecco, possiamo metterla. Oppure, se non vogliamo spendere soldi per andare a comprare l'ultimo modello di scarpe, borse e jeans, c'è cioè, amen, si sfruttano quelle che si hanno, assolutamente. Quindi prendiamo sempre questo video con le pinze e divertiamoci un po', perché ci sono delle cose che a me non piacciono, io non indosserò e quindi non me ne frega un cacchio che si portino o meno. Fatta questa grandissima premessa, io sono la regina delle premesse. Iniziamo dai colori clou, quelli che si porteranno di più. Niente che non sia già visto, però mi piacciono molte sfumature e soprattutto molti abbinamenti fra questi colori che vi dico adesso. Il rosso. Ora, rosso inteso sia come rosso puro, rosso Ferrari, rosso acceso, che con tutte le sue sfumature, quindi dal rosso più tenue a quello più scuro, quindi rosso vino, fino ad arrivare al Bordeaux, al Borgogna. Altri colori sicuramente saranno il giallo. Andranno tantissimo le sue sfumature, quindi dall'oro al senape, al color poi molto più chiaro come il crema. Il verde, anche qui in tutte le sue sfumature, soprattutto verde scuro, verde pino, verde bosco, no? Avete presente quel verde bello autunnale, stupendo? Anche il blu sarà un grande protagonista, soprattutto il blu scuro, ma anche il royal blu o il blu elettrico. E poi si riprende un colore che poi sarebbe il colore dell'anno 2014, Radiant Orchid, quindi il colore orchidea, ripreso nelle sue sfumature più sul glicine, sul malva, lilla e ovviamente poi i classici colori nero, grigio, tantissimo grigio, ma quelli sono i colori, insomma, che abbiamo ogni anno, nessuna novità particolare. Una novità invece potrebbero essere, tra virgolette, i colori metallizzati come oro, argento, anche bronzo o rame, proprio metallizzati. Passiamo alle stampe invece, poi arriviamo, cioè parliamo di tutto, maglie, pantaloni, gonne, borse, eccetera, quindi anche di capelli parleremo, però ecco, andiamo per ordine perché sennò è un caos. Per quanto riguarda le stampe e i tessuti, il tessuto per eccellenza sarà la pelle o similpelle, ovviamente. Come abbiamo visto l'anno scorso, cioè insomma niente di nuovo, solo che se possibile ancora di più, non so se è possibile, ma ancora di più. Tutta pelle oppure solo inserti in pelle nei pantaloni o nelle giacche con magari solo le maniche, insomma l'abbiamo già visto, però se l'anno scorso era un inizio, quest'anno è assolutamente il boom. Altro tessuto, tra virgolette, sarà l'ecopelliccia, e sottolineo ecopelliccia ovviamente. In tutti i modi, ragazze, dalle scarpe sugli scarponcini, sugli stivaletti, no? Alla caviglia, all'inserto in pelliccia sulla borsa, alle maniche soltanto in ecopelliccia e poi il resto del cappotto in lana, oppure tutta pelliccia. Anche i tessuti laminati andranno tantissimo, quindi lana misto a, non so, paillettes dorate oppure filamenti argentati, quindi il laminato, come dicevo, metallizzato va moltissimo, anche mixato a tutt'altro tessuto. Le frange continueranno imperterrite, le abbiamo già viste, insomma, accennate l'anno scorso, non a tutti piacevano, non a tutti piacciono, a me personalmente piacciono solo se ben dosate e soltanto da alcune parti. Ho visto gonne con le frange lunghissime fino ai piedi e sinceramente non le vedo per me, così come borse con le frange, ma totalmente di frange, sembravano a vederle, non so, avete presente il cugino It, quello della famiglia Adams con tutti i capelli davanti, sembra una borsa senza faccia, era tutta una frangia. Io le chiamo le cugine It, ecco.
Però le frange davvero tantissimo, anche sulle maniche che scendono dalle maniche delle giacche, oppure, ripeto, sulle borse. Se ben usate è un trend che mi piace, troppo no. Andiamo alle stampe. Damascato su tutti. Damascato già si è visto appunto l'anno scorso. Cosa avete notato? È un po' quello che era soltanto accennato ed è stato poco usato l'anno scorso, torna alla grandissima l'anno successivo. Questa è una cosa che succede più o meno sempre, no? Vediamo già qualcosina, inizia a vedere magari le scarpe con la punta, no? Gli stivaletti con la punta l'anno prima, e tu dici, insomma, l'anno dopo ti trovi le punte killer che io odio, cioè tipo delle punte lunghe così. Te le fanno prima assaggiare, odorare, e poi l'anno dopo te lo propinano in tutte le salse. Damascato su tutto, borse, collant, leggings, pantaloni, gonne, vestiti, cappotti, ovunque, sia tono su tono, quindi che si intravede, mi piace moltissimo così, sia a contrasto con un colore di base completamente diverso per renderlo ancora più netto. Le stampe cartoon per le più giovani o per chi insomma le adora, felpe, felponi, con queste stampe che riprendono i cartoni animati, quindi personaggi Disney o anche di tutt'altro genere. L'animalier. Ebbene sì, pensavamo di essercene liberate e invece no, l'animalier torna e più di prima. No, personalmente non mi fa impazzire, se non proprio deve essere un piccolissimo accenno, non mi piace. Però se vi piace siete fortunate perché si porterà su cappotti, calze, leggings. L'animalier che sia zebrato, leopardato, tigrato, de tutto, lo troverete ovunque. Righe. Tantissime come l'anno scorso, niente di nuovo, in qualsiasi direzione, anche in obliquo, è il tartan, cioè la fantasia a quadretti, quadretti grandi, piccoli, a scacchi. E ho visto anche qualche accenno floreale, ma proprio piccoli accenni, magari su dei maglioncini o su delle magliette, si vedevano questi fiorellini. Ecco, quindi ogni tanto compaiono anche d'inverno, ma non sono sicura che sia un trend che si vedrà molto, ecco. Iniziamo con i veri e propri capi, quindi partiamo dai tops, quindi tutto quello che c'è che va nella parte di sopra. Teniamo presente che la parola d'ordine è quella che è stata un po' quella dell'anno scorso, quella di questa primavera-estate, e cioè maxi, tutto maxi. Maxi maglioni, ma maglioni larghi, lunghi, grandi, giganti. Così come maxi blazer, portate anche su dei vestitini molto bon ton, però maxi, lunghi, anche con la manica un po' morbida, che non segnino la vita, davvero morbidi, molto maschili anche come taglio. Il ritorno dei gilet, ecco, questa è un po' una novità, anche se si sono visti anche l'anno scorso, negli anni passati, chi voleva lo indossava e andava benissimo. Quest'anno è proprio un trend, i gilet sia in tessuto semplici che di ecopelliccia, no? Magari con questi peli lunghi che scendono, non so, sicuramente l'avrete già visti, e sotto appunto il maglioncino normale, questo gilet sopra che va a rendere anche un outfit semplicissimo, magari tutto nero, molto particolare. È un altro grandissimo trend, saranno le mantelle e i poncho. Mantelle anche queste giganti da portare sia come cappottino in autunno, che anche sopra un giacchino magari di pelle, con un giacchino di pelle sotto e poi sopra questo poncho o mantella, belle morbidi e avvolgenti. Passando alle giacche e cappotti, il chiodo, giacchini in pelle, similpelle, il chiodo, modello chiodo, quindi questo vuol dire motociclista, ecco, tra virgolette, perché ci sono poi diversi modelli. I cappotti sono extra large, molte volte hanno un taglio maschile, quindi sono molto poco fascianti, poco aderenti, molto molto morbidi, ma ci sono anche poi i classici cappottini, e qui ecco si rifà un po' più allo stile bon ton per chi hanno sta pelliccia ovunque, cioè cappottini con il collo col pellicciotto o le maniche, i polsini col pellicciotto o inserti in pellicciotto, quindi molto più bon ton. E come vi dicevo prima, anche i cappottini color pastello, quindi i colori pastello come il lilla, il malva glicine o il crema, il verdino, ecco, tutti nei toni pastello, come cappottini semplici, meno da questi colori che staccano davvero il grigiore dell'inverno. Passiamo alle parti di sotto, quindi pantaloni, gonne, eccetera. Come vi dicevo, i leggings continuano ad esserci alla grande, con tantissime ancora con le stampe, fantasie, i pantaloni ovviamente. Tutti in pelle o semipelle, ovviamente, da abbinare proprio alla giacca, uno stile rock, ma rock davvero. E la tendenza pelle sarà anche sulle gonne, e non solo nelle minigonne,
si portavano un po' di anni fa, si portano ancora, chi vuole le mette, però solo un po', mamma ciao, torno fra poco, mi sono sul marciapiede di fronte. Comunque, soprattutto lunghe, parliamo di longhette, quindi gonne a tre quarti a ginocchio, gonna skater, quindi parliamo di una gonna a balze, sia più corta, ecco, però non aderente, fasciante, sia più corta a balze che più lunga al ginocchio. Vogliamo passare alle scarpe? Passiamo alle scarpe, perché anche qui c'è da divertirsi. Come vi ho anticipato nello scorso, cioè post low cost, nello scorso video, le scarpe saranno sicuramente molto comode. Ecco, di questo possiamo gioire tranquillamente, perché troveremo nei negozi tantissime block heel, e per block heel si intende il tacco grosso, tacco quadrato, bello comodo, sia alto che basso, stivaletti alla caviglia, ankle boots di tutti i tipi, sempre pelle, similpelle, si vede ovunque, ragazze, è il tessuto dell'anno sicuramente. Quindi alla caviglia, quello è lo stivaletto che vedremo di più. Altra tendenza è la scarpa stringata, che abbiamo già visto moltissimo l'anno scorso, però non ha attecchito bene. Quest'anno dicono devi attecchi per forza. Chi resisterà? No, io ho visto un paio davvero che mi piacciono da morire. Le ho viste da Tata, quindi se avete dei negozi Tata nella vostra città andate a vedere, perché ci sono delle scarpe, la collezione è favolosa. Sono passata l'altro giorno così, camminavo e sbavavo, lasciavo la scia di bava a terra. Gli stivali saranno cuissard. Per cuissard si intende sopra il ginocchio, altissimi ragazze, stivali alti, già visti l'anno scorso, a me non dispiacciono perché tengono molto caldo e poi li trovo anche molto sexy. Borse, allora, so che a molti non piacciono, io personalmente, cioè, le adoro, no, no, le adoro, no, però mi piacciono perché io sono un tipo casual, quindi mi piacciono. Le borse a sacchetto o a secchiello, queste borse appunto che si arricciano nella chiusura di solito e quindi insomma sono facili da aprire. Ma anche per chi ha uno stile un po' più dolce, delicato e romantico, no, nel senso un po' più femminile, ecco, diciamo così, ci sono tantissime borse di ogni genere, ma l'inserto in pelliccia non può mai mancare, cioè il pellicciotto anche vicino alla chiusura, ecco, pelliccia, ragazzi, mi raccomando, sulla tracolla, sul manico. Termino con i capelli, il colore dell'anno per quanto riguarda i capelli sarà il rosso, nello specifico rosso ramato. Comunque, se avete intenzione di passare a un rosso ramato molto più naturale o un biondo con riflessi ramati, ecco, sarà sicuramente il colore di quest'autunno-inverno. Ho visto tantissime frange, anche frange laterali, non per forza frangetta così, ma comunque di tutti i tipi. La piega, le pieghe che quindi sono mise sulle passerelle, non sono per niente dritte, piastrate, precise, anzi sono molto morbide, ma è un morbido non boccoloso, un morbido spettinato, tipo ti piace come mi sono arzata, sono bellissima. Scusatemi, mostro spettinato, finto spettinato ovviamente, quindi questi capelli morbidi, insomma diciamo che ci portiamo i capelli da spiaggia dall'estate all'inverno, quest'idea del capello morbido un po' spettinato. E ho finito! Ho detto di tutto, sicuramente ragazzi c'è qualcosa che mi è sfuggita o che non ho approfondito. Comunque, se ho saputo qualcosa, mi raccomando, scrivetemelo giù così ampliamo il quadro generale. Ma soprattutto fatemi sapere se il video vi è piaciuto, non vi è piaciuto, fatemelo sapere pure con un pollice, con un commento. Mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!